19ª giornata in Serie D, gara fra Acireto e gli uomini di Gallipoli, che adesso partono imbastendo l'azione dalle trovie. Sbaglia il passaggio Ippolito. Ma tu devi sempre fare una scelta. Non so che vuoi anche via scelta una pista poco, ma poi attenzione Bolide a te. A tu per tu con Gallipoli, ecco. Segna il primo gol. Dici quel cognome. Di questa stagione. Posso? Si ritorna in campo, Bolide c'è, è 1-0 a Cire. Questa che l'ha detto, già detto, mi portare la smessa con te. Sta buona. Questa lo vuole proprio come ricordo. Solamente lo porti in albergo. Lo vuole come ricordo proprio. Attenzione, la palla persa ingenuamente da Gallipoli a Sante. Non se lo fa ripetere due volte. Arriva il 2-0 degli Acirt. Torna la premiata ditta a Sante di Stefano. Attenzione, ancora di Stefano, lanciato a rete, non si fa. Di nuovo attendere il gol dell'attaccante del Panathinaikos, quest'oggi in forza di Acireto, ricordiamo, va a segnare 3-0, doppietta personale, questo è davvero molto bello. Buona! Attenzione Micillo, prova ad andare in campo aperto, punta Sante, ex compagni dell'Ares Vomero, la palla dentro il palo, poi allontanata, attenzione il destro! Nulla di fatto, peccato, buona occasione per gli uomini di Gallipoli. Era strano. Chi si è addosso fuori, oggi è... È rigore, sì, è rigore. Come di rigore. Stefano, tu per tu con Gallipoli! Alla fine no. Il pallonetto. No, alla fine. No, non è. No, ma giuro che la squadra. Non va aiutiamo, capisci così. Schifo loro, tutte le squadre. Attenzione, di Stefano, di Stefano, di Stefano, di Stefano! Che gol! Da attaccante vero di Roberto Di Stefano. Sigla la tripletta personale. Che giocatore, amici. Se prende lui è bravissimo. Attenzione di Stefano, l'imbucata per Assante. Il colpo di tacco non entra di poco, ma davvero inarrestabile in avanti gli uomini della Cireto. De Frede ancora il micillo, lo scambio, cercato Moccia. Mamma mia, Assante il numero. Allunga per Di Stefano, il tocco di prima. E a porta vuota nei posti da Sante. Il gol del 5-0, doppietta per lui. Sabato ci hanno ucciso. Ok, abito di fronte, me ne accorgo quando stanno le zanzare o no. Vengo cambiato. Di Stefano di prima! Sempre lui, Roberto Di Stefano. Il gol del 6-0 ed è già poker per lui. Comunque, capito, fatto Majorana, sì. Wow, oggi può. Ma è una Javis. Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 6-0 per l'Acire. Vedremo che partita sarà in questo secondo tempo. Si riparte in questa gara fra uomini di Gallipoli e Acire. Tra vantaggio netto per i ragazzi di Stefano, che a dire il vero stanno giocando molto molto bene. 4 gol per Di Stefano, 2 gol per Assante. Pensavamo in una parità più evidente, invece davvero poco, molto poco da parte dei ragazzi di Gallipoli. Vedremo che secondo tempo sarà questo, con la palla giocata da De Frede inutilmente verso Micillo, che va a battere questa rimessa laterale, poi la palla è per Moccia. Se ci manca qualcuno può darsi l'ora dopo, però non te lo so dire sicuramente. Calcio di punizione, Moccia e rasoterra! Accorcia le distanze sul calcio piazzato. Implacabile il destro di Moccia, 6-1. Si affaccia in avanti gli uomini di Gallipoli. Moccia serve De Frede che calcia di prima, incrocia alla perfezione sfruttando l'ottimo assist del compagno. Arriva anche il gol del 6-2. Partita adesso un pochino più in discesa per loro. Azione Micillo, lotta l'uomo, poi la palla è buona per Moccia. Questa è un'azione da manuale dei ragazzi, gli uomini di Gallipoli, la doppietta di Moccia e il gol del 6-3. Rimonta non impossibile. Sempre davvero. Ma sabato stai tu, Di Stefano, la scucchiaia! Palla out di un soffio, bella giocata di Bolide. Oh, ma che regola del vantaggio, la palla accompagna, allora chi è sorgente l'hai fatto tu? Sì, no, l'ho fatta io. Ah, l'hai fatta lui.
Ma pure volevo vantaggio, non sei concretizzato. Ma io non mangio che c'era da palla, sbagliato il passaggio. Mi ricordo. Avevano vantaggio. Attenzione Ribera, tu per tu con Gallipoli, c'è Di Stefano, viene servito, ma Gallipoli si riprende e poi riesce con la mano di richiamo a sventare un'occasionissima. Ma che sei da mangiare? È tutta un'altra partita, quella del secondo tempo di Uomini Gallipoli. Efficace la giocata. Ma la più grande che c'hai. Non ci sono la città, ma non Moccia, la palla per De Frede che lo prova! Pagliuca sul primo palo, non riesce a difendere, arriva l'autogol. Anzi, è gol di De Frede. Cicillo, c'è Moccia sul lato opposto, non lo vede. E poi la palla ancora buona per Moccia! 6-5, incredibile! Rimonta quasi completata dei ragazzi dei Uomini di Gallipoli, che sotto di 6 reti arrivano addirittura a soltanto una distanza agli avversari. Incredibile. Attenzione De Frede! Il pareggio! Il 6-6, da 6-0 a 6-6, incredibile al Cibali. Attenzione, il pareggio degli Uomini di Gallipoli, che adesso potrebbero tranquillamente anche puntare a portare a casa i 3 punti. Frede va rubato, attenzione, ma Ruppolo che fa Ruppolo? Che cazzo fa? Altro contropiede, Gallipoli, c'è solo Moccia, arriva il ripiegamento di Assante. Vantaggio! Il palo colpito da Micillo! Fermo! Attenzione, 2 contro 0! Di Stefano! Assente! Il 7-6 con tanto di brivido riescono a segnare dopo aver subito troppo, davvero troppo, e a Ciro tornano avanti. Moccia, il tunnel, attenzione! Micillo sull'auto posto, c'è Moccia, la traversa colpita da Micillo, sfortunatissimo. Occhio a contropiede, Assante, attenzione, la legge del calcio e il vado, che combinato questo, senza mano, un loco. Attenzione Moccia, zona tiro, Moccia, il pareggio e finisce qui. E forse è giusto così, il 7-7 finale, che lascia forse scontenti un po' tutti, ma quest'oggi vince lo sport alle 4 del pomeriggio, tutti contenti. Andiamo ad intervistare due dei migliori uomini, andiamo proprio da Di Stefano e da Gallipoli, venite qua. Robby, vieni qua, grazie Robby, Marco, resta anche tu. Ragazzi, una partita davvero intensa, pienissima di emozioni. Da 6-0 per gli avversari a 6-6, poi 7-7 al termine di questo match. Che partita è stata, Marco? No, il primo tempo non abbiamo giocato, abbiamo lasciato troppo spazio, eravamo con la testa da un'altra parte, pensavamo ancora all'estate. Il secondo tempo siamo entrati in gioco. Senti Robby, abbiamo visto comunque un buon primo tempo da parte vostra, buonissimo primo tempo, l'asse Assante di Stefano funziona, questa partita ovviamente per voi non era una partita di calendario, però cosa si è visto di positivo? Si è visto che sappiamo giocare, giochiamo bene e speriamo bene per la nostra squadra. Senti, un'ultima domanda a entrambi, voglio un aggettivo, definite l'uno l'altro. Calcisticamente parlando ovviamente. Bombe. Va benissimo, allora grazie ragazzi, in bocca al lupo a voi.